Il 7 novembre del 2020, mentre Joe Biden viene nominato ufficialmente 46esimo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump viene immortalato sul campo da golf mentre sta attendendo il verdetto. Ebbene, l'immagine dell'uomo di mezza età, benestante, magari non in perfetta forma fisica, che si aggira sui campi indossando dei pantaloni comodi e un berrettino in testa, è l'immagine del golfista stereotipata per eccellenza. Un'immagine che però nei prossimi mesi rischia di essere frantumata se anche in Italia si verificherà il boom che ha interessato il golf in altri paesi come gli Stati Uniti e la Gran Bretagna. Pensiamo che nei mesi post-lockdown, ci riferiamo all'estate del 2020, si sono registrati circa 30.000 tesserati in più negli Stati Uniti, un vero e proprio boom, come abbiamo detto. Questo perché è facile da intuire: il golf è lo sport perfetto da praticare durante la pandemia. È infatti uno sport che si gioca all'aria aperta, dove ci sono meno possibilità di contrarre il coronavirus. È uno sport non di contatto, consente di mantenere il distanziamento sociale per tutte le 18 buche, circa 3-4 metri di distanza tra i vari giocatori, e poi ciascuno ha la propria attrezzatura individuale, personale. Quindi abbiamo detto sport perfetto per la pandemia, ma è anche lo sport perfetto per la crisi economica che stiamo attraversando. Attraversando una crisi che attanaglia tutto il mondo, dagli Stati Uniti all'Europa, compresa naturalmente l'Italia. Beh, dobbiamo dire la verità, dobbiamo essere sinceri: i costi del golf rimangono abbastanza elevati, anche se non più proibitivi come un tempo. Abbiamo naturalmente fatto quattro calcoli, abbiamo calcolato quanto viene a spendere una persona che nel primo anno inizia a giocare a golf. Ci sono naturalmente varie voci da prendere in considerazione, a partire dal costo per l'attrezzatura. È vero che esistono infatti dei drive da 200-300 euro, una cifra spropositata per un solo bastone, però è anche vero che all'inizio, nel primo anno, possiamo utilizzare anche qualcosa di seconda mano. Un set di bastoni con sacca compresa può venire dai 200 ai 700 euro. Seconda voce, il costo per l'apprendimento. Il golf infatti è uno sport molto tecnico, imparare da autodidatta è praticamente impossibile. È necessario soprattutto all'inizio affidarsi ai consigli di un buon maestro, e qui dobbiamo calcolare circa 25 euro per mezz'ora di lezione, comprensivo di tutto anche del campo pratica. Una cifra che inevitabilmente si dimezza se saremo così bravi da riuscire a convincere qualche conoscente, qualche amico ad interessarsi a questa nostra nuova passione. In questo caso i costi verranno dimezzati o comunque divisi tra tutti i partecipanti alla lezione. Terza voce, il costo dell'associazione al circolo. Bisogna avere la fortuna di abitare vicino a un golf club abbastanza economico, ad esempio un 9 buche. In questo caso l'abbonamento varia dai 600 ai 1000 euro. Se invece siamo più ambiziosi e vogliamo giocare su un 18 buche, allora spenderemo molto di più, circa 2500 euro l'anno. A tutto questo va aggiunto il costo del tesseramento alla Federazione Italiana Golf, 100 euro. E poi, ultimo ma non ultimo, il costo delle palline. Quelle del campo pratica sono decisamente più economiche, circa 2 euro ogni 15-20 palline, mentre sono molto più costose quelle da gara. Le palline di ultima generazione, le super soft, che consentono di raggiungere delle distanze considerevoli. Ecco, lì verremo a spendere circa 4-5 euro per ogni pallina. Quindi, considerando tutte queste voci, abbiamo calcolato un totale di circa 2.000 euro l'anno, appunto per chi inizia a giocare a golf. Una cifra elevata, ma non completamente al di fuori della nostra portata, se consideriamo che un abbonamento in una palestra, magari un po' esclusiva, che è anche un centro benessere, viene circa 1.500-1.700 euro ogni 12 mesi. Quindi, considerando i costi del golf ancora abbastanza elevati, la pandemia sta dando una mano per cercare di togliere questa etichetta di sport costoso, elitario, e invece
regalare al golf una nuova etichetta, quella di sport popolare. Ma oltre alla pandemia, la stessa federazione si sta muovendo in questo senso con alcune iniziative che portino il golf sempre più verso la popolazione. Ad esempio, il golf in piazza, come possiamo vedere nelle immagini, golf che arriva nei parchi, nelle strade, nelle città, che si avvicina alle famiglie, ai bambini. Oltre a questo, dobbiamo poi considerare anche dei pacchetti di avviamento al gioco del golf, con degli sconti, delle promozioni riservate soprattutto ai giovanissimi, agli under 16, che costituiranno la base del movimento nel futuro. L'obiettivo della federazione è quello di arrivare a 100.000 tesserati, attualmente sono 90.000, entro il 2023. Perché cito proprio questa data? Perché nel 2023 l'Italia, in particolar modo Roma, il Golf Club Marco Simone, avranno l'incredibile onore di ospitare la Ryder Cup. Che cos'è la Ryder Cup? È l'evento di golf per eccellenza, la sfida biennale tra Europa e Stati Uniti, dove in palio non c'è nessun jackpot, ma solamente l'onore di due continenti. Un evento sportivo che tra l'altro è anche il quarto più visto al mondo dopo le Olimpiadi, i Mondiali e la finale del Super Bowl. Quindi vedremo come l'Italia del golf e il golf italiano, il golf azzurro, arriveranno a questo appuntamento davvero storico e imperdibile. Vedremo se effettivamente la pandemia avrà avuto i suoi effetti benefici su questa disciplina. Sicuramente è una disciplina che tutti possono praticare, non ha limite di età e soprattutto è possibile giocare a golf in ogni regione, qualunque sia il colore della vostra regione, perché alcuni golf club sono rimasti aperti anche in zona rossa, anche se con qualche polemica. Quindi una nuova disciplina, un nuovo sport, un nuovo hobby da condividere con gli amici, un alleato prezioso per superare questi mesi di pandemia davvero difficili che purtroppo non ci siamo ancora lasciati definitivamente alle spalle.